Bene, ora. Cosa dobbiamo fare? Io aspetto solo lei. Una sua parola, un suo cenno. Cosa vuole che le dica? La verità? Quale verità devo dirle? La mia o la sua? Vuole essere assecondato o cerca lo scontro? Preferisce che dica una bugia o accetta la verità? Sono stanca di lei. Io mi sento una pistola puntata dietro la schiena e se non faccio quello che volete mi accusate, mi uccidete. Bravi. Ricatto, schiaffo morale, umiliazione, infamia, uso inappropriato del potere. È su questo che dovrebbero accusarmi. Ma... No, Carmen! No! Vi prego! No! Ho ucciso io il povero Cristo, pugnalato al cuore come una bestia senza anima né arte. Sì, è colpa mia, commissario. Ecco quello che volete, un colpevole. A cosa vi serve? A sentirvi più belli? Appaga il vostro ego smisurato facendovi sentire nella palla dei re, degli dei? Non ho ucciso quell'imbecille e non l'ho ucciso in quel modo, perché lo avrei ucciso in un altro modo. Io lo avrei sotterrato vivo, una buca profonda, con lui legato e ricoperto da tanta terra fredda e sporca di insetti. Anzi no, io gli avrei inserito una sfera attorno alla testa. Una sfera bucata, così da fargli sentire ogni dolore, ogni morso di insetto che si infilava nel deretano. Vedo come sei bucata. Non dico neanche culo. Commissario, mi saluti sua moglie. Questo non lo dovevi dire. C'è la numero 2.